Cari lettori di Techno Digital World, siamo qui con l'ospite di oggi. 10 secondi per dirci chi sei e cosa fai nella vita. Nome: Giulio Giorgio. Età: 28 anni. Professione: grafico 3D. Che cos'è la grafica 3D? La grafica 3D è un settore della computer grafica e si occupa della realizzazione di elaborati grafici come immagini o sequenze di immagini montate in video, utilizzando geometrie tridimensionali dette anche matematiche. I settori di impiego sono quelli ad esempio dell'automotive, quindi gli spot pubblicitari delle automobili o i videogames, la prototipazione rapida per valutare ad esempio i volumi di un edificio e quindi non solo a monitor ma anche poterli tastare, oppure il settore del cinema o anche per render architettonico. Quali studi ti hanno permesso di lavorare in questo campo? In seguito al diploma di geometra ho frequentato una laurea triennale in design a Como sotto il Politecnico di Milano. In seguito mi sono spostato a Torino per frequentare un master biennale in computer grafica dove sono diventato 3D generalist. Poi mi sono inserito nel settore cinematografico e ho lavorato per circa un anno specializzandomi in lighting e compositing. E in seguito ho avuto un'altra esperienza lavorativa di circa un anno e mezzo nel settore della prototipazione rapida. Che cosa significa fare lighting e compositing? Se noi pensiamo a un'immagine 3D, funziona come la realtà. Se entriamo in una stanza e non accendiamo la luce, non vediamo nulla. Quindi anche nel mio lavoro devo inserire delle luci per far sì che la scena sia illuminata. Queste luci vengono sicuramente pensate insieme al regista, al direttore della fotografia, nel caso del settore cinematografico, oppure se ad esempio devo fare un fotoinserimento, quindi inserire un oggetto finto modellato in 3D in una scena vera, come ad esempio nell'architettura devo fare un fotoinserimento per vedere come si inserisce a livello ambientale questo edificio, dovrò inserire le luci, posizionarle in modo tale che siano il più simili possibili a quelle della realtà. In seguito alla fase di lighting avviene la fase di rendering, ovvero la fase di calcolo del computer per la realizzazione dell'immagine. Questa immagine però viene suddivisa in tutte le sue componenti, quindi avremo la componente della diffusa, la componente speculare, la componente della riflessione, della rifrazione nel caso di oggetti trasparenti, le ombre di contatto, effetti speciali come i fumi, il fuoco e così via dicendo. E poi tutte queste componenti vengono riassemblate nella fase di compositing e vengono ritoccate una a una per avere un maggiore controllo e poter ottenere un'immagine che sia migliore rispetto a quella generata al computer nella fase di lighting. Personalmente, come pensi che la old generation si rapporti con questo mezzo di espressione? Molto spesso si pensa che basti premere un bottone e sia il computer a fare il tutto, mentre invece per la realizzazione di un lungometraggio ci vogliono numerosissime persone e moltissimi soldi e diversi anni. Poi dipende anche a chi ci si riferisce, qual è il target di riferimento del lungometraggio. Ad esempio, se si fa un prodotto per bambini, la storia deve essere poco ricca di dettagli e deve essere raccontata in maniera molto lineare. Se invece si ha come un target di riferimento dai 18 anni fino ad esempio ai 50 anni, si possono raccontare storie molto più articolate, con molti più dettagli, magari un utilizzo di flashback o una storia con un andamento non lineare, non so, mi viene in mente Pulp Fiction di Quentin Tarantino, è un film difficile da comprendere se si è bambini per come è raccontata. Di conseguenza anche per persone più anziane, di nuovo, la storia deve essere raccontata molto, molto più lentamente in modo tale che possano comprendere tutti gli avvenimenti in maniera più facile. Ti va di parlarci di qualche tuo progetto passato? Tra i vari progetti nel settore dell'animazione ho partecipato alla realizzazione del film lungometraggio animato Blacky e Canuto in qualità di lighter e compositor,
mentre invece nel settore della prototipazione rapida ho partecipato alla realizzazione del plastico dello stadio dell'Udinese Calcio. Che futuro ha la grafica 3D in Italia secondo te? La mia speranza è che la computer grafica e il 3D, soprattutto nel settore dell'animazione, prendano sempre più piede qui in Italia e che si possa lavorare a progetti sempre più complessi e competitivi con i grandi lungometraggi del mercato estero. Ringraziamo ancora Giulio Gioia, grazie della disponibilità. Continuate a seguirmi, continuate a seguire Techno Digital World.